Patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo haul. Ebbene sì, un nuovo haul, ma ve l'avevo già detto nel video precedente, quindi non abbiamo scuse. Questo haul sarà su altre tre aziende che mi hanno inviato prodotti e se non vi dispiace vi faccio vedere insomma cosa mi hanno inviato. Credo che vi possano interessare perché sono articoli molto molto belli e sfiziosi e le collaborazioni con cui appunto ho avuto modo di fare sono Fashion Pupa, che sta aspettando da tantissimo tempo, però purtroppo causa insomma video in corso non potevo fare questo video. Adesso ho tempo, quindi faccio finalmente questo video, perdonami. Poi il Cristallo Rosa, che è una ragazza simpaticissima che mi ha inviato tantissimi prodottini fatti da lei, homemade, insomma classici gioiellini che mi piacciono tanto. E poi SHEINside, che di nuovo stiamo continuando questa collaborazione e se riesco a fine video vi farò vedere appunto come indosso questi due capi che mi hanno inviato, che ho scelto io. Iniziamo con Fashion Pupa. Fashion Pupa è stato come un regalo di Natale, infatti lei nel bigliettino che mi ha scritto mi fa: è Natale! Scherzando ovviamente. Questo è il pacco, è veramente gigante e contiene un sacco di roba, veramente pesante. Vi faccio vedere adesso i vari gioiellini. Le prime tre cose che vi voglio far vedere sono queste tre collane, e sono delle collane che si vedono molto in giro. E ho visto anche Agnia Petta, perché ha collaborato anche lei con Fashion Pupa. Altre ragazze comunque hanno collaborato con Fashion Pupa, le avevo già viste, mi piacevano un sacco. È stata talmente gentile che mi fa: scegli pure quello che ti piace, che poi te lo invio. Mi ha inviato praticamente quasi tutto il sito, oltre a quello che già avevo scelto. Quindi queste tre collane che sono azzurro Tiffany, mi piace moltissimo questo, rosa, rosa Barbie, e bianca che l'accosti praticamente con tutto. Questa bianca infatti è favolosa, veramente molto chic. E sono queste pietre di plastica con questa catena argente, oro, scusatemi, che abbinata a questi tre colori la trovo figa. Questo bracciale, che è la coppia di Hermes, il bracciale di Hermes, che sarebbe praticamente identico. Io ho guardato l'originale, praticamente identico, ovviamente i materiali cambiano in quello di Hermes, però comunque è una copia perfetta. E se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedere su Google Immagini e noterete su molte, diciamo, modelle o comunque anche attrici o VIP, insomma, indossate questo bracciale, veramente molto bello. All'inizio non sapevo che fosse di Hermes, poi ho cercato, li ho visti un po' in giro, ho capito, ma vedi te, le ho viste le Kardashian, perché seguo anche le Kardashian su Instagram, l'ho vista su una di loro e ho detto: ah, hai capito che cos'è questo bracciale. Comunque è nero, in ecopelle, con queste borchiette oro e questo ciondolino che non so cosa serva bene, però credo sia così, messo lì così per moda, ecco. E niente, mi piace tantissimo perché si può abbinare veramente a tutto, infatti mi sa che nell'outfit che vedrete dopo sarà abbinato. Il prossimo che vi faccio vedere è questa coppia di saperure, insomma, senza orecchini però. È questa coppia di bracciale collana in catena dorata, che anche questa si vede moltissimo in giro. Non so se avete notato gli outfit americani, insomma, con la maglietta abbinata a Celine, questa catena oro grossa. Questa non è grossissima, però è molto molto bella. Io faccio il doppio giro sul collo perché è molto lunga, quindi facendo il doppio giro diventa ovviamente più spessa. E il bracciale, abbinati insieme, sono veramente molto belli. E di questo me l'ha mandato anche argento, sono praticamente identici, però argento. Passando poi agli orecchini, mi ha inviato un sacco di coppie di orecchini, e sono un po' in macramè. Questi qua con il teschietto, che sono fatti simili all'uncinetto, insomma, e sono con questi teschietti bianco e nero e con applicati questi brillantini all'attaccatura, insomma, dell'orecchio. Poi ci sono questi qui che sono tutti in macramè, e vanno dal bianco con queste decorazioni argentate, con questi brillantini al centro, semplicissimi bianchi. Questi qui che sono di un verde carinissimo, è un misto tra un verde menta, un latte menta, insomma. Questo che non è proprio bianco, con degli strass gialli, infatti è un po' un bianco giallognolo. Neri, questi qui arancioni fatti a rombo. E questi qui fucsia con anche queste le applicazioni fucsia di brillantini. E poi ci sono semplici, sempre a goccia, fatti così in questo color sabbia. Questi a rombo senza applicazioni di brillantini fucsia. E questi qua neri, semplicissimi anche questi, senza applicazioni. Come orecchini invece diciamo in acrilico sono questi. Ci sono le classiche CD Chanel colate, che io puntavo tempo fa, mi avevano insomma catturata, però non trovavo il sito dove le vendessero, quindi Fashion Pupa le vende se vi interessano. E ci sono bianca, nera, me le ha mandate, viola,
sempre con le ciliegine colate. E poi queste scarpe, questi orecchini a scarpa, che li vedrete meglio nel dettaglio, sono molto sfiziosi. Come anello che ho scelto io è stato questo anello con il fiocco fucsia, sempre in, credo sia plastica, acrilico, insomma. Ed è regolabile, appunto, è tagliato in questo punto in modo che va bene in qualsiasi misura di dito, ecco. Poi per gioielli per l'iPhone mi ha mandato questo carinissimo jack, copri jack, insomma, per il cellulare, che io, avendo un iPhone, lo metterò sopra l'iPhone. Questo qua è un gioiellino proprio per il cellulare di Hello Kitty con tutti gli strass svaroschini. E sempre per il jack dell'iPhone, potete utilizzarlo come jack per l'iPhone, potete utilizzarlo, cioè per l'iPhone, per il cellulare, potete utilizzarlo anche come un ciondolino, insomma, portachiavi. Io però ancora non li ho spacchettati perché li trovo assolutamente fantastici. Sono le borse di Celine in miniatura. Io sto adorando la Celine, sto cercando delle copie su internet e ne ho trovate parecchie, però ho paura a ordinare perché magari sono siti che, non lo so, non ho mai provato e ho paura. Se inizierò a comprare vi farò sapere, e vi farò sapere anche la qualità, insomma. Ne ho trovati due o tre che vendono le Celine tarocche fatte bene, però. E niente, questi qui sono carinissimi, questa è la classica beige e nera e questa qua è la fucsia viola e beige. Le vedrete sempre meglio nel dettaglio. Suo login di Fashion Pupa come portachiavi. E per ultimo queste due cover, tra cui una è sul mio cellulare, Chanel, una color rosso e una color, diciamo, nero perlato, che sembra quasi un blu però, e sono molto sfiziose. Io non sono amante delle cover, cioè nel senso non sono una che cambia spesso cover, perché infatti ne ho 3 o 4. Faccio il video tag le mie cover perché appunto non sono una che compra cover, non sono una maniaca delle cover. Però queste qui mi piacciono tantissimo, sono una che se usa una cover la tiene lì 100 anni fino a che non si stufa e la cambia. Mi è piaciuta molto questa collaborazione perché l'ho trovata, cioè, sfiziosa e wow. Quindi grazie, grazie per questo regalone e spero che questo video ti sia piaciuto, insomma. Tutti i link di Fashion Pupa li trovate nell'info box. Passiamo adesso al cristallo rosa che mi ha inviato questi gioiellini homemade, sempre fatti da lei. Ed è una collaborazione anche questa sfiziosissima perché mi ha inviato i suoi gioielli all'interno di questi grandissimi pacchettini. Maria Rosaria, quindi saluto Maria Rosaria, grazie, ti ringrazio tantissimo. Vi faccio vedere pacchettino per pacchettino. Il primo che ho trovato, aprendo, è stato questo. Questo è un bracciale a catena oro con intrecciato, con questa treccia, con intrecciata questa treccia verde e giallo. I prossimi sono questi orecchini macarons. E sono appunto questi macarons blu che mi ricordano quelli che fece mia mamma tempo fa, i veri macarons, che aveva praticamente messo troppo colorante ed erano diventati blu, 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 accesissimi. E quando li mangiavi ti lasciava praticamente tutta la lingua blu e c'era da ridere. Guardando questi macarons mi è venuta in mente questa scena. E questi qua sono belli grossi, cicciotti, mi piacciono tantissimo perché almeno quando li indosso si vedono. E mi ha inviato questi altri orecchini che sono favolosi perché sono fucsia e un indaco. Sono... sembra una treccia, sembrano delle rotelle di Quirizia, però fatte stranissime, sono veramente belle, particolari. L'ultimo pacchettino è questo bracciale, anche questo intrecciato, stile catena, però più cicciotta, più grande, con gli stessi colori degli orecchini che mi ha fatto, e sono praticamente abbinabili insieme. Questo è il bracciale, molto bello perché non casca, e a me quelli che magari arrivano fino a qua mi danno un fastidio della madonna. Quindi niente, questi erano gli oggettini ricevuti da Maria Rosaria, ossia il cristallo rosa. Anche su di lei troverete la pagina Facebook nell'info box, dove potrete acquistare e guardare altri suoi oggettini, insomma, e gioiellini vari. E io niente, ringrazio anche Maria Rosaria, ti mando un bacione. E come ultima collaborazione di SheInside. SheInside la sto aspettando da tantissimo, però a me purtroppo sto avendo un sacco di problemi anche a registrare, perché ho avuto dei problemi col computer, ho dovuto cambiare mail, si era bloccato Final Cut, un casino, insomma, ho dovuto disinstallarlo e reinstallarlo, un bordello, e quindi mi sono bloccata un po' nel fare video perché quel video che vi ho caricato era un po' vecchiotto, cioè di 4-5 giorni, insomma, non tantissimo, però di SheInside vi voglio far vedere le due cose che ho ordinato, che sono dei pantacollant che sto indossando in questo momento e la maglietta che mi avete visto indossare nel video Help Me, insomma, quello dove mi dovevate aiutare per mio fratello, che alla fine vi ringrazia, ma è arrivato 40esimo purtroppo, però comunque vi ringrazia tantissimo per l'appoggio, vi ringrazio anch'io. E niente, vi faccio subito vedere. La maglietta in questione è questa. Questo è un maglioncino di SheInside, appunto, ed è un maglioncino azzurrino, molto morbido,
tagliato sul fondo e sulle maniche, quindi effetto rovinato, ma fatto apposta ovviamente. Ed è sull'azzurrino, un azzurrino molto pacato, tranquillo, che potete praticamente abbinare con quasi tutto, perché non essendo forte sta molto bene con qualsiasi colore, ovviamente color pastello chiaro. Mi piace moltissimo la stampa, infatti l'ho scelta proprio per questo, che è di una renna, il contorno di una renna, insomma, bianca. La cosa bella di questa magliettina è che è lunghissima e stra elastica. Infatti ha questo collo praticamente largo che cade un po' sulla spalla, insomma, un po' rimane scoperto su tutto il décolleté, mi piace tantissimo. E poi sul fondo è molto lunga, quindi potete vestirla semplicemente con dei pantacollan sotto che vi copre giusto la parte iniziale del sedere, ecco, senza far notare tutto il sedere a vista. Quindi l'abbino molto con questi outfit. O come mi è piaciuta tantissimo a inizio ottobre, perché adesso già che siamo a metà fa un po' freddino, quindi si fa fatica a utilizzarla, da sola con sotto dei pantaloncini, degli shorts, sempre quelli di Shinside a vita alta che mi avete visto in una foto su Instagram, e delle calze, delle collant molto trasparenti, che erano tipo 10 denari che avevo preso dalla Golden Point, comunque lo vedrete dopo nell'outfit perché ci tengo a farvelo vedere. E niente, questa qua mi piace tantissimo, anche questa trovate il link nell'info box, comunque il link del sito dove potete acquistare altre cosine. E i prossimi che vi faccio vedere sono questi pantacollant molto molto elastici, con questi teschietti e queste rose. I teschi sono un po' da Sugar School, mi sono piaciuti subito proprio per questo motivo, e sono neri, un nero grigio con questa stampa rossa e verde. E adesso niente, passo a farvi vedere gli outfit che ho pensato per questi due capi. Ringraziamenti e pubblicità, spero intanto che questo mini video no outfit, insomma, vi sia piaciuto. L'ho fatto perché a Shinside avevo promesso di indossarli, e quindi è una cosa che voglio fare, non solo far vedere i prodotti ma anche farli vedere indossati, anche perché ci tengo a farvi vedere come li abbino io e come magari, se vi piacciono, potreste abbinarli voi in un futuro se doveste comprarli, insomma. E adesso appunto momento ringraziamenti, che era già da il mio compleanno che dovevo ringraziare Annalisa e Lucilla. Mi hanno mandato questi orecchini per il mio compleanno insieme a una letterina di tanti auguri, che appunto volevo ringraziare perché non ho avuto modo nei vecchi video di farlo. Azzurri brillantinati, bellissimi, infatti splendono un sacco. Hanno questi inserti in madreperla, molto molto belli. Grazie Lucilla e grazie Annalisa, un bacione enorme, un abbraccio. E adesso volevo fare un momento pubblicità per una pagina, Stefano Luciani, che saluto, e la sua ragazza, insomma la sua ragazza ha questa pagina di make up e bellezza che si chiama Brutti Perfetti Speciali, una pagina Facebook, e vi consiglio di andarla a guardare, vi lascio tutto scritto nell'info box, mi è caduta la treccia intanto. Vi lascio tutto scritto nell'info box, il link di questa pagina. E appunto Stefano mi ha scritto se potevo pubblicizzarla e insomma farla salire anche per 10 mi piace. Io vi consiglio di andarla a guardare, ho dato un'occhiatina prima. E parla veramente di tantissimi prodotti, di make up di altre guru. E io spero che voi passiate sulla sua pagina. E per il resto ho finito. Io spero che questo video gigante vi sia piaciuto e non vi abbia annoiato. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao patatini e patatine!